Buongiorno e bentornati al podcast di Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. L'unico podcast che ti fa studiare ascoltandolo. Partiamo con la lezione di oggi. Prima però, vi chiediamo di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e di condividere con i vostri contatti e soprattutto con i vostri colleghi il nostro podcast. Vi ricordiamo inoltre che potete trovarci su Spotify, Spreaker, SoundCloud, Google Podcast e infine sui vostri dispositivi Amazon Alexa pronunciando la frase Alexa apri podcast domande. Detto questo partiamo con l'argomento di oggi. L'isolamento viene effettuato per tutti i pazienti infetti che richiedono precauzioni aggiuntive rispetto ad altri pazienti. Questa procedura è usata per ridurre al minimo la trasmissione di agenti patogeni agli altri pazienti e allo staff di assistenza. L'isolamento è una misura di profilassi contro la diffusione delle malattie infettive trasmissibili per contatto. Droplet, particelle superiori a 5 micron, starnuti, tosse, fonazione. Via aerea, particelle inferiori a 5 micron che si propagano nell'ambiente e possibile trovare anche a lunga distanza. Il paziente viene messo in camera singola. Se non possibile, si ricorre all'isolamento per coorte, ovvero mettere in un'unica stanza pazienti con lo stesso agente infettante. Nella stanza di isolamento va predisposto un bagno privato, se non disponibile. Sanificare e disinfettare ad ogni uso per evitare trasmissioni. Un Alibox per i taglienti, un Alipac. Per rifiuti a rischio infettivo, sacco ed uno ad OPP o involucro. Nel contenitore sacco rosso con all'interno un altro sacco bianco, entrambi idrosolubili, per la biancheria infetta. Mentre fuori dalla stanza tutto il materiale che può servire all'interno della stessa, come guanti, camice, monouso, cuffia, mascherina FFP2, per infezioni trasmissibili per via aerea, occhialini. Per schizzi o aerosolterapia, aerosolterapia. Tutti gli oggetti all'interno della stanza devono essere lavabili o monouso. Posizionare sulla porta all'esterno avvisi ben comprensibili che diano indicazioni sulle norme da seguire per l'ingresso nella stanza, prestare massima attenzione alle correnti d'aria quando si entra o esce dalla camera di degenza. Per evitare diffusioni di microorganismi nell'ambiente. Nell'entrata in stanza, lavaggio sociale delle mani o frizione a L. colica, indossare DPI. Chiudere la porta dietro di sé, se il paziente dovrà fare esami esempio. Radiologici, informare il reparto dove il PZ deve fare l'esame, se possibile fare in modo che l'appuntamento del PZ sia l'ultimo della giornata. Fare indossare al PZ mascherina chirurgica o respiratoria, spiegando al PZ la motivazione. Tipologie di isolamento, in base alla trasmissione. Esistono tre tipologie di isolamento. Contatto, droplet e aerea. Le misure precauzionali servono ad impedire la diffusione in ambiente ospedaliero di microrganismi, potenzialmente patogeni e contemporaneamente a contenere la resistenza batterica agli antibiotici. Si utilizzano precauzioni standard, destinate a tutti i malati, e in supplemento precauzioni aggiuntive, in base alla via di trasmissione, droplet, aerea, contatto. Le precauzioni aggiuntive vanno aggiunte alle standard solo quando i pazienti sono colonizzati o in caso di sospetta colonizzazione. Tali precauzioni si distinguono in base alla tipologia di contatto. Il contatto più frequente è quello diretto, ma le tipologie di trasmissione delle infezioni ospedaliere si dividono in sottogruppi, diretto e indiretto. Per contatto diretto si intende quell'incontro tra superfici fisiche con trasferimento fisico dei microrganismi tra persona infetta né colonizzata e ospite suscettibile. La trasmissione può avvenire tra paziente-paziente, operatore-paziente, paziente-operatore. Ovviamente sono da comprendere anche i visitatori eventuali. Per contatto diretto si intende quello tra ospite suscettibile e oggetto contaminato, veicolo. Come ad esempio strumentario, taglienti, indumenti, mani contaminate, guanti, dispositivi di protezione usati scorrettamente. La trasmissione tramite droplet. Goccioline avviene ogni volta che le gocce generate da una sorgente si espandono entro un metro, avendo un peso superiore a 5 micron. Questa tipologia di trasmissione riguarda tutte quelle patologie trasmissibili tramite tosse, starnuti, broncoaspirazione, ogni manovra entro un metro dalla sorgente. Le gocce vagano nell'aria per poi depositarsi sulle superfici. Pertanto, non rimanendo nell'aria, basta prestare attenzione ad evitare il contagio in caso di stretto contatto.
La trasmissione per via aerea avviene quando le gocciole prodotte dalla sorgente hanno misura uguale o inferiore a 5 micron. Tali gocce si disperdono nell'aria, come particelle propagandosi nell'aria fino a 5 metri dalla sorgente. Trasmissione attraverso veicoli, alimenti, acqua, farmaci, presidi, strumentario e apparecchiature. Trasmissione attraverso vettori, zanzare, mosche, topi o altri insetti nocivi. Dopo aver ascoltato questa audio lezione, vi saluto e vi invito a condividere con i nostri colleghi i podcast e tutto il materiale che condividiamo sulla nostra pagina Facebook, invitandoli a unirsi alla nostra community. Un saluto da Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. Alla prossima audio lezione.